Se ne parlava da decenni, oggi è realtà. Inaugurato questa mattina il tratto della strada pendolo che collega la Tiburtina a via Salara Vecchia. Tra un paio di settimane sarà la volta del tratto di San Donato, a settembre quello che costeggia la Pineta. Sarà dunque completato l'intervento del pendolo che permetterà di arrivare da Francavilla ai Colli di Pescara passando per San Donato, Villa del Fuoco e l'ospedale, senza transitare per il centro della città. Mascia, un'arteria strategica per la viabilità. Perché? Perché è una sorta di circonvallazione interna all'interno della città. Questa diventa una sorta di bypass interno che collega più quartieri, che ha una funzione strategica e soprattutto di pendolo si parlava 30 anni fa. Io ho i capelli bianchi e faccio politica da moltissimi anni e in tanti amministratori si sono cimentati nella possibilità di realizzare quest'altro tratto. Il primo lo inaugurai io nel 2010, se non ricordo male ero sindaco, e oggi un altro tratto. E perché è strategica? Perché questo traffico su una strada così larga, così ampia, andrà anche ad alleggerire la viabilità interna o la viabilità collaterale. E non dimentichiamo l'arredo urbano di questo tratto di pendolo, con molto verde, belle panchine. È una strada anche godibile da questo punto di vista, è una pista ciclabile stupenda in doppio senso, in sede riservata e protetta. Comunque è importante soprattutto perché sarà decongestionato il traffico. Sarà, no? Decongestionato soprattutto nelle zone limitrofe. È chiaro che questa, qualcuno ha detto, potrebbe diventare un'autostrada. No, perché ci sono limitatori di velocità, perché sarà una strada anche praticata da pedoni. Sì, fondamentale e strategica. In quest'area, quando noi siamo venuti in campagna elettorale, c'era degrado, c'era spaccio, c'erano drogati. Oggi c'è una bellissima strada e soprattutto tra qualche giorno inaugureremo il tratto di San Donato e poi ancora a settembre quello che costeggia la Pineta, così avremo completato l'intervento del pendolo, ci troveremo ad avere una strada che collegherà Francavilla ai Colli passando per l'ospedale, per San Donato, per Villa del Fuoco, senza attraversare il centro della città. Quindi evitando gli intasamenti, riducendo i tempi, in pochi minuti si attraverserà Pescara dalla zona ovest.